alla curva nord. Io a dicembre, io in Francia, Giangonia, c'era uno, diceva io. E io sono stata ad Amsterdam e c'era uno che mi disse, insomma, che puoi mangiare. Dopo tre ore che cercavo di far spiegarmi in inglese. E poi, lì si è pericoloso. Vediamo qualche altra città. Da Erice! Allora, sta cristiana è confusa. Perché è cristiano giovane e si cipreo. Signora. Ma in sala e cipreo. Ma tu esattamente, di l'unica tu sei. Ecco, vita. Scusate. Scusate sempre il francesismo della zia Rita, signora, le posso offrire la mano? Invece guarda quanti persone ci sono da miseri scemi! Visto! È il nuovo comune! Ma di Pacheco c'è qualcuno? Avanti, ci sono! Di Pacheco, vi state in casa, aspettate che vi passa la banda porta! Ti ho capita! Allora, siamo in attesa del non prossimo mi carro. Non riconoscerai mai, Matteo. Scusa. In anni di carnevale, da. In anni. Perché no? La cristiana ha visione che ride e si tocca. Perché? Io non devo fare la doccia chi di cassutta. Cioè, lei o si regola. Devi pensare che ha le tre che sono sedute. Lei va a fare come a mia, se va a mettere un pannolone. Non è che vergogna. Non è che... Allora vogliamo vedere il tuo pannolone a questo punto. Vuoi dire un pannolone? Eccolo... Andura poi va a cantare. Eccolo qua, accogliamo pure, c'è il presidente della Prologo di Pacheco, che sono un po' l'anima di quello che è il carnevale qui a Pacheco, quindi invito Ciccio Caparotta di venire qua. Accogliamo un applauso e facciamo un applauso a chi ha organizzato tutto. Applausi! Presidente della Prologo, buonasera! Però noi il presidente lo volevamo ballare puro, io non ho una balla più. Non va bene sta cosa. Ha detto, sai che mi ha detto? Posso dirlo, mi ha detto suona. Suona. Allora, dicevo, noi ci godiamo veramente questa bellissima giornata. Ora stacco la musica così sentiamo meglio, però di qua domani sera arrivo senza voce. Allora, però è giusto veramente ringraziare la Prologo, tutto lo staff della Prologo, perché c'è un'organizzazione dietro non indifferente, così anche come la Polizia Municipale di Pacheco, perché per mettere in sicurezza tutta la manifestazione ci vuole un'organizzazione. Quindi facciamo un applauso alla Prologo e chi ha organizzato il tutto. Ciccio Caparotta, siamo alla 14ª edizione, dimmi un po'. Purtroppo siamo rimasti bloccati per questi anni senza voi, e quindi eravamo un po' numerosi oggi. Però può abbassare di qua, quindi ci vediamo. Siamo numerosi, tutti i balletti, coreografie, tutto nuovo. Cerchiamo di dare sempre il massimo a tutti quelli che ci vengono a trovare, siete tantissimi, grazie con il cuore. Grande partecipazione. E guarda anche il tifo del pubblico di Pacheco! Guarda, veramente abbiamo tolto la ruggine allora, presidente. Ma poi è una bella idea. Diciamo che stiamo ripartendo alla guerra. Quindi l'altro anno ci saranno tantissime novità. Prepariamoci, via da rosa. Vediamo anche la vita che vuole dire. Non sfottere il presidente della Prologo. Tu dicista hanno tifo e vedi la radio contente. Che c'è? Tifo di Stato. Meglio di avere il Covid, guarda. E allora siamo curiosi di vedervi danzare. Grazie presidente, ci vediamo dopo. Allora, eccoli qua, pronti? La rubasi. Associazione Amici di Pacheco. Applauso! L'Associazione Amici di Pacheco e il presidente Daniela Gonzalez presentano il carro allegorico Il Tempo delle Stagioni. L'associazione è composta da 40 famiglie e quest'anno festeggia 15 anni dalla fondazione. Facciamo un applauso per il loro compleanno. Ed è stata una delle prime anche a promuovere la carnevalata di Pacheco. Al centro del carro, realizzato dai soci con il prezioso aiuto dell'artista Giusy Todaro, primeggia un maestoso albero composto da 4 rami che rappresentano le 4 stagioni, appunto. La primavera con le farfalle colorate che si appoggiano sui fiori di vespo, l'estate afosa rappresentata dalla sala
sabbia, i girasoli e le rosse ciliegie, l'autunno con foglie secche e cadenti, profumate da zucche e funghi, infine il freddo inverno, ricoperto dalla bianca e soffice neve. In alto sulla destra potremo ammirare sul carro l'orologio che simboleggia lo scorrere incalzante del tempo e delle stagioni. L'intero gruppo è formato da circa 70 elementi. Il corpo di ballo e le coreografie sono curate dalla maestra Antonella Russo della scuola SD. Lo dico io alla scuola perché un momento fa Giovanna ha detto ASL. Ho detto ASL perché pensavo alla sanità, a SD. E dopo con la SD tu non la fai riuscire che me la droga. Hai capito? Ma ho dovuto rimarcare. Mi rovinai stanno...